Buonasera, mi chiamo Lucia Cerullo, sono la presidente dell'Uni3 di Piazza Immacolata, via Nuvolo 9. Vorrei presentarvi il programma di quest'anno. Ci sono dei cambiamenti, oltre alle solite materie che abbiamo fatto tutti gli anni, quali le lingue, inglese, francese, spagnolo. Aggiungiamo quest'anno l'ebraico e ci sarà Padre Antonino che terrà le lezioni di ebraico e avrà un modo di gestire la sua ora di lezione tutta particolare, in quanto si vi presenterà anche parte del Vangelo visto secondo lui dalle opere di Dante e ancora qualche musica particolare con un'interazione con i soci. Abbiamo una vasta schiera di docenti associati e volontari, intendo dire associati coloro che oltre a essere soci prestano il loro volontariato, la loro opera anche come docente e poi ci sono i docenti volontari. Abbiamo una marea di domande particolari che mi hanno fatto, ma non posso dirle tutte in una volta perché ci vorrebbe molto tempo e non ne ho perché non me lo concedono. E per quanto riguarda le attività culturali abbiamo storia della musica, storia dell'arte, storia del cinema, storia di Napoli, filosofia, psicologia e poi tra l'altro ci sono delle materie anche ludiche, ginnastica artistica, intendo per ginnastica artista il ballo di gruppo, ginnastica dolce per le persone più anziane, e il gioco delle carte, gli scacchi, carte napoletane, carte francesi, il burraco, gite, escursioni in città, gite fuori porta, e conferenze particolari. In più, per quanto riguarda l'abbonamento al Teatro Immacolata, ci sarà uno sconto nel caso i soci presenteranno la loro iscrizione all'associazione. Vi prego di seguirmi sul Facebook, il sito Uni3 Immacolata, dove aggiorno sistematicamente tutte le materie del giorno e naturalmente a volte posto anche dei video di alcuni docenti. Abbiamo tra l'altro una scienziata che sarà con noi, una biologa che ci farà genetica, chimica e nutrizione. Forse mi sfugge qualcuno, il Cineforum una volta al mese con film particolari. Ho fatto una quantità di gite, però non per questo non rifaremo gli stessi siti, perché naturalmente ci sono sempre nuovi soci e quindi abbiamo visitato il Museo Nazionale, il Madre, il PAN, il Banco di Napoli, quando c'è stata la mostra di varie mostre particolari, il Museo di San Martino e questo per quanto riguarda la città. Adesso non presenti, non ce l'ho tutte, naturalmente siamo stati a Pompei, ad Ercolano, siamo stati fuori città, fuori Napoli, insomma noi una volta al mese facciamo la solita gita, l'escursione in città e forse anche una fuori, naturalmente col clima permettendo. L'iscrizione comporta la persona che si iscriverà naturalmente e sarà iscritto per tutte le materie, potrà prendere parte a qualunque corso, tranne quello di ginnastica che dovrà dare una piccola somma all'insegnante di ginnastica, che è l'unica che non è volontaria. E per quanto riguarda invece la quota associativa, riguarda le spese di gestione dell'associazione, e l'assicurazione, la percentuale che va all'Uni3 di
di Torino, il pagamento al commercialista che non è un socio e niente altro. In effetti è una piccola cifra, è un caffè al giorno. Se andate al bar, forse meno di un caffè al giorno. Un caffè al giorno per 20 giorni vi costa più di 20 euro al mese e invece non si arriva neanche a 10 euro al mese. E questo è quanto. Vi ringrazio per l'attenzione e se avete delle domande diverse potete chiedermele. Il numero è scritto in sovraimpressione 347 58 70 466. Le iscrizioni sono aperte fin dal 15, giovedì 15, e poi di volta in volta darò i giorni per le iscrizioni. Per quanto riguarda i corsi, inizieranno direttamente a ottobre. Il punto di riferimento per quanto riguarda la sede dove si svolgeranno le lezioni è via Nuvolo 9, Piazza Immacolata, presso la Chiesa dell'Immacolata che ci ospita. È raggiungibile con le metropolitane per chi non abita al Vomero o all'Arenella, perché abita, noi abbiamo persone che vengono da Castellammare, da Fuorigrotta, da Pianura, quindi non è che vengono solo. Noi siamo in piedi dal 1992, a dicembre faremo i benedetti 30 anni e faremo una grande bella festa. C'è anche un laboratorio teatrale per chi vuole dedicarsi o dilettarsi.